Signori, allora, siamo in un nuovissimo video di Dragon Ball Z Dock and Battle versione global. Come potete vedere, video abbastanza breve, anche perché vi dico, ho appena finito di registrare il video che sarebbe dovuto uscire quest'oggi, proprio legato a Dokkan, in cui parlavo della batch di Rosé e della batch di Vegito. Avevo pullato anche 20 Dragon Stones all'interno della batch di God Leader, non avevamo trovato nulla, tranquillissimi. Però è andato corrotto, quindi facciamo così, un video brevissimo, vi spiego un attimino queste batch, appunto, che arriveranno molto probabilmente questa sera, e vi spiego anche in che periodo stiamo entrando. Infatti, con oggi, signori, siamo ufficialmente entrati all'interno del periodo della Golden Age di questo gioco. Infatti, molto probabilmente, a detta di tutti, entriamo all'interno dei 3 mesi di gioco che ovviamente ci separano dal secondo anniversario più belli di sempre. Infatti, con questo bannerino siamo ormai giunti all'inizio di 2 degli eventi più spettacolari di questo gioco. Stiamo parlando ovviamente della batch di Vegito Blu e della batch di Black Super Saiyan Rosé. E io proprio in questo momento voglio cogliere l'occasione insieme a voi per andare a capire effettivamente quale batch puntare dal punto di vista di qualsiasi account. Infatti partiamo dal presupposto che, almeno secondo me, puntare entrambe le batch è una delle cose più sbagliate di questo mondo. Quindi bisognerebbe puntare ad una ed una sola batch e pullare soltanto su quella lì, ovviamente in base ai team che si possiedono. Ad esempio, vi vado ad aprire quella lì di Vegito Blu. Ovviamente non posso mostrarvela in game poiché non sono ancora uscite. Io sto registrando questo video, vi dico, di giovedì. Quest'oggi lo starete vedendo, anzi, sì, appunto, quest'oggi è venerdì e probabilmente gli eventi usciranno questa sera alle 21, almeno così sembra, o magari usciranno domani, quindi di sabato. Comunque vi dicevo, vado a prendere qui dinanzi a me la batch di Vegito Blu ed andiamo a vedere chi troveremo all'interno. Allora, troviamo ovviamente Vegito Blu, God Leader dei tipi super, ovviamente quelli lì buoni. Poi troviamo Vegito Super Saiyan, God Leader dei AGL, Gotenks Super Saiyan terzo livello, God Leader dei Tech, Gogeta, comunque grandissimo personaggio, Goku Super Saiyan Blue AGL, ma lasciamolo stare. Comunque, come potete vedere, abbiamo, oltre Vegito Blu, 3 personaggi degni di menzione. Mentre invece abbiamo in Black Super Saiyan Rosé, oltre a Rosé, che è il God Leader degli Extreme ovviamente, abbiamo Goku Black, Demigod dei Fisici, Omega Sharon, God Leader degli STR, Buan, God Leader degli Int, Broly, God Leader dei Fisici. Quindi, togliendo soltanto Black Super Saiyan Rosé, abbiamo ben 4 personaggi davvero spettacolari. E tra l'altro, ad esempio, la scelta che mi porta a pullare su Black Super Saiyan Rosé, poiché ormai non è più un segreto, ho scelto già da tantissimo tempo di puntare alla batch di Black Super Saiyan Rosé, riguarda proprio il mio box e i miei team. Infatti, prima di tutto possiedo un team full AGL abbastanza carino, e quindi andare ad inserire un personaggio incredibile come Black Super Saiyan Rosé andrebbe soltanto che a giovare al mio team full AGL. Non solo, possedendo i 2 God Leader che troviamo all'interno della batch di Vegito Blu, e cioè Vegito Super Saiyan e Gotenks, nonché anche Gogeta, che non è un God Leader ma è sempre un personaggio eterno, quindi possedendo già questi qui, non possiedo Omega Sharon, Buan e Broly, che sono i 3 God Leader presenti nella batch di Black Rosé e che mi mancano. E quindi, per dirvi come dovete fare effettivamente a scegliere quale batch puntare, semplicissimo: in base ai team e ai personaggi che avete, scegliete chi puntare. Ad esempio, siete all'inizio del gioco o siete avanzati nel gioco ma non avete alcun God Leader? Bene, personalissima opinione, secondo me dovreste puntare alla batch di Vegito Blu, poiché secondo me ha un personaggio fondamentale quale Vegito Super Saiyan. Lui è davvero il personaggio più forte del gioco fino a questo punto. Quindi, signori, davvero trovare lui per il vostro account diverrebbe un qualcosa di immenso. Davvero iniziereste a giocare in modo completamente diverso da come avete giocato finora. Poi, ovviamente, se avete già questi personaggi, ma anche già se avete Vegito Super Saiyan, per me potreste puntare alla batch direttamente di Black Super Saiyan Rosé, perché per l'appunto trovate lui e lo andate ad inserire proprio in team insieme a Super Vegito, e poi avete anche la possibilità di trovare altri 3 God Leader, quindi Omega, Buan e Broly. A maggior ragione poi se avete, oltre a Vegito, la stessa situazione mia, e cioè avete anche Gotenks e Gogeta. Il contrario invece, ad esempio, se avete già i personaggi che sono presenti all'interno di Rosé,
Quindi vi mancano Vegito, Gotenks e Gogeta? Ma oppure vi manca soltanto Vegito e avete già Omega, Buan e Broly? Molto probabilmente potreste tranquillamente puntare a Vegito Blu. Queste ovviamente sono mie personalissime opinioni, voi siete liberissimi di fare quello che volete, però io cerco soltanto di darvi dei consigli che ovviamente sono sempre personali, ma non è detto che siano giusti, ecco. Quindi, ricapitolando, avete Vegito Super Saiyan, andate su Rosé. Avete anche, oltre a Vegito Super Saiyan, gli altri God Leader presenti in Vegito Blu, andate sempre su Rosé. Cioè, voi puntate principalmente Rosé. Poi, se avete più personaggi che sono presenti in Rosé e non avete magari Vegito Super Saiyan, o magari Gotenks o Gogeta, no, in realtà... Allora, fate dipendere, secondo me, tutto da Vegito Super Saiyan. Avete Vegito Super Saiyan? Bene, andate tranquillamente su Rosé. Non avete Vegito Super Saiyan? Iniziatevi a fare qualche problemuccio. Ragionate quindi, in base all'ecosistema che potete creare dietro Super Vegito o magari dietro gli altri God Leader, piuttosto che per l'appunto puntando un personaggio in sé. Poiché vi dico, trovate soltanto Vegito Blu, ve ne fate nulla, assolutamente nulla. Oddio, sempre create un team molto sempre se avete personaggi comunque, un team molto molto forte, ma che sinceramente non ha nulla a che vedere con un team che potreste creare ad esempio con Vegito Super Saiyan Leader e con Black Rosé al suo interno. Quindi signori, mi raccomando, dopo tutto questo discorso cercate assolutamente di non cadere in errore. So che sono due batch che fanno tantissima gola, sono bellissime entrambe, però comunque potete cadere all'interno di trappole che nemmeno immaginate, e una di queste si chiama sicuramente Vegito Blu, che tra l'altro potete anche ritrovare all'interno della batch che uscirà con Merge Zamasu. Quindi nel momento in cui arriverà la fusione di Zamasu troverete al suo interno anche Vegito Blu, ma non troverete Black Super Saiyan Rosé. Quindi potete anche tranquillamente pensare ora come ora a Black Super Saiyan Rosé e poi pensare magari a Vegito Blu all'interno della batch di Merge Zamasu. Potrebbe essere anche questa una chiave di lettura che personalmente molto probabilmente sarà proprio la mia. Quindi signori, a questo punto spero vivamente di esservi stato utile nella scelta della batch. Quindi fatemi sapere con un bel commentino quale batch sceglierete e ovviamente in base a quale ragionamento, e quindi quale personaggio tra l'altro punterete maggiormente. Quindi signori, a questo punto vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete questo video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti. Tra l'altro vi auguro buona fortuna se iniziate a pullare già da adesso, e vi ricordo che molto probabilmente i pull partiranno da martedì e non da domani, quindi mi raccomando. E quindi signori, a questo punto noi possiamo darci appuntamento come al solito ad un prossimo video.